parla. Andiamo a lavorare, qui ci bagniamo tutti. Sì, andiamo. Buongiorno signora, ha visto che bella giornata? Vorrei dirti qualcosa su quelle che mi hanno la vestita che porti. Però non so che parole usare senza che tutto lo tolga subito e rimanga chiappe nude. Questo signora è del mio paese, sa da noi. Sì, sì, lo so. Anzi, guarda, già che ci siamo, da qui in avanti vestiti da cameriera. Va bene, signora. Ma tutti questi uomini chi sono? Ma che ci fanno qui? Oddio! Si è rotto l'orologio! Vi siete fatti male? No. No. Mi raccomando, Senta, scusi! Senta, ma che sta succedendo in casa mia? Buongiorno, signora. Buongiorno. L'ho cercata in camera da letto, in bagno, in sauna. Vedo che ormai è già vestita. Sì. Pazienza, sarà per un'altra volta. Ma lei chi è? Sono l'ufficiale giudiziario, per lei Pierluigi. Ma come, non si ricorda di me? No. Sarò venuto una ventina di volte, sono come di famiglia. Questa casa la conosco come le mie ascelle. Questo va messo là, E adesso che cosa fai? Riporta indietro i mobili? Sì, veramente per me è una cosa contro natura. Io non riporto, asporto. È il divano qui, Questa volta mi sono detto, vorrà dire che la signora mi sarà riconoscente. S'accomodi. Prego. Qui è molto più intimo. Senta, le spiacerebbe farmi una dedica? E chi gliel'ha data? Noi ammiratori siamo imprevedibili. Scriva. Allora, con simpatia e ammirazione al mio amore. Che fa? Le ho riportato i mobili. Dottore, questo dove lo metti? Di sopra. A proposito, per riportare i mobili qualcuno deve aver pagato, no? Certo, sono stati riacquistati all'asta giudiziaria. Ah, e chi è stato? Dov'è mio marito? L'ha visto? Il suo marito è giù in sauna, nudo, tutto sudato, fa veramente schifo. Comunque lui non è stato a riacquistarli. Non ha una lira, è un fallito. No. Ho dato un'occhiata al suo ultimo libro. Ah. È una cosa veramente vergognosa. Non riesco a capire dove voglio arrivare. Ma allora chi ha pagato? Me lo sono chiesto anch'io. Io pensavo, o lei... No. O chi per lei? Non mi dica che una signora come lei, con un marito così, non ha uno che paga tutto. Ma come si permette? Ma sì, dai, su che ce l'ha. Dai, dica la verità. Allora giuri che non è vero. Lo giuri sulla tomba di sua madre. Guardi che la mia mamma è ancora viva. Però a una certa età, non si sa mai. Diamo un colpo di telefono a vedere come sta. Oh, maleducato. No, senta, la fotografia, grazie. Tenga. Non fatevi male. Il cavallo dove lo mettiamo? Dove vi pare, tanto è una stronzata. Non hanno i soldi per mangiare e comprano i cavalli. Ma che teste. Vai, chi si tira? Qui. Oddio, era vero. Eccolo là, lo scrittore della mutua. Ma che cosa arraffa? Quello che ho in mano vale, Ma non ha visto la cartellina, rosa? Verde sequestro, rosa riporto, ma non ho ancora imparato. Ah, infatti mi sembrava che ci fosse più roba qui. Tesorino, dimmi, che li hai ricomprati tu questi mobili? E se sì, con quali soldi? Io? Non ho una lira? Questo si sa.
Forse Roberto. No, ho telefonato proprio in questo momento. Beh, ma scusa, senta, mi tolgo una curiosità, ma su quella cartellina ci sarà pure scritto chi ha pagato, no? Su questa cartellina non c'è scritto niente. Poi anche se ci fosse scritto, col cacchio che glielo farei vedere. Tesoro, io non... sarà un miracolo. Sono stufa dei miracoli. Questa casa sembra diventata una succursale di Lourdes. Ah, wow, wow. Attenti lì a non farsi male, eh? Mi ha chiamato, signora? Sì, ti devo parlare, davanti ai testimoni. Puoi poggiare quella roba, tesoro, nessuno te la porta via. Sì, nessuno. Sì, sì, per oggi stia tranquillo, posi pure. Senti un po', carina, ti ricordi che ci dovevano tagliare il telefono? Sì, signora. Ah, e non ce l'hanno più tagliato, vero? No, signora. Chissà perché? Cos'è, un miracolo? No, perché è stata pagata la bolletta. Ah, ecco. E da chi? Da me, signora. Passavo lì davanti. Oh, e un'altra cosa. È più di una settimana che in questa casa non manca niente. Polli, conigli, vino, whisky, cioccolatini. Posso avere due biscotti? Dottore, non è educazione. Tu fatti i cazzi tuoi, stronzo. Cos'è? Continui a indovinare chicchi di riso? Ah? Ma no, signora. Ordino al telefono. Infatti mi domandavo, ma come mai non hai ricominciato a farci credito? Perché sono stati pagati, signora. Da te? Passavo lì davanti. Per risparmi. Sì, signora. Perché tu metterli a frutto in questa casa lo consideri un buon investimento. Ho molta fiducia nel talento del signor Enrico. Questa gente di colore come fisico non si discute, però non capisce un cazzo. Lei è anche razzista, lo sa? Stai tranquilla, ti restituisco tutto con gli interessi. Senz'altro. Cosa vuol dire senz'altro? Senti, Morettina, io ti consiglio un sequestro cautelativo. Poi ci penso io a beccare. Ma a me, anche se non me li rende, non mi importa niente. Al mio paese diciamo... quando i soldi sono spesi, non ci sono più. Anche da noi si dice così. Posso andare? No, te lo dico io quando puoi andare. Senti, per caso passavi lì davanti anche alle aste giudiziarie? Sì, signora. Ah, ecco spiegato il miracolo. Ho pensato che il signore non potesse lavorare senza le comodità a cui era abituato. E già che stavo da quelle parti, ho preso anche questo letto da mettere nel suo studio. La senti? Ci vuole separare i letti? Vai in cucina, vai! Ma cosa ridi? Gliel'ho detto, quando gli altri si arrabbiano mi viene sempre da ridere. Ma tu la senti? Ho sentito sì. No, guardi, non diceva lei. Ma se ho sentito anch'io. E ora come facciamo? È un problema. No, ma guardi, ma cosa facciamo? Non facciamo niente. Non sai dire altro. Non ti senti umiliato, offeso, no? Semmai riconoscente. Ah, e perché non lusingato? No, guarda, semmai rassicurato, perché vedi, tesoro, finché c'è lei non ci mancherà nulla. Sì, ma guardi che lei ha la faccia come il culo, eh. Lei guardi, non ricominci perché... Dove gliele fanno le punture? Qui, qui... qui? Qui? Ti sei mai chiesto come mai ha tanti soldi? Come fa a avere tanti soldi? Io sono già abbastanza occupato a chiedermi come mai non ne ho io, che ci mancherebbe altro che mi preoccupasse. Insomma, poi ha detto che ha dei risparmi, basta. Su, tu via. Certo, ha rotto il salvadanaio. No, lo so io da dove vengono. Lo so io come li guadagna, quella. Anch'io lo so, lo capirebbe qualsiasi cretino. L'ha detto. Io, per esempio, non l'ho capito. Sì, vabbè, ma lei... Non c'è che un modo, mio caro, quella batte. Beh, lo vedo che batte. Ah, e quando ha finito coi tappeti, va fuori e batte i marciapiedi. Eh? Ma cosa fa lei, annuisce? Fare così annuisce. Certo. Allora annuisco, perché è chiaro, la Morettina fa le marchette. Guardi, a parte il fatto che quello che fa fuori di questa casa a me non me ne frega proprio niente, io non ci credo, nemmeno se la vedo. Basta pagare e la vede. Ma lei non si vergogna? Assolutamente. E tu? Ah, io sì. Ah, meno male. Io mi vergogno di essere mantenuta da uno che si fa mantenere da una puttana. Ah, come, scusa, non ho capito bene. Allora, mi vergogno di vivere con il magnaccia di una puttana. Anzi, sia ben chiaro, guarda, tu devi scegliere o lei o me, perché me ne vado. Ma insomma, non esageriamo. Sì, ma neanche minimizziamo, caro lei. Se lo lasci dire da un testimone neutrale, lei è un pappa. Lei guardi, moderi i termini perché... No, io non modulo un bel niente, perché io sono un ufficiale giudiziario e offendo finché mi pare e piace. E se la prendo a calci nel culo, quanto mi danno, dica? Dipende da dove la processano. Ma piantala, lascialo perdere. Dai una mancia ai facchini, tanto ormai hanno scaricato tutto, e mandali via, va. Ma quale mancia? Ma insisti, ma se ti ho detto che non ho una lira, ma non vedi che... Cos'è sta roba? E quelli? Dove li hai presi? Te li ha dati la Moretta, eh? Pappone. Mi dia del lei, eh?
Non ho capito. Io dovrei darti del lei. Sì. Ah, e se per caso io le dessi del tu, che cosa succede? Qualcosa succede. Allora vediamo cosa succede. No, no, voi state calmi. Ci penso io a vedere che cosa succede. Allora, tu sei un grandissimo stronzone. State tranquilli, voglio vedere io cosa succede qua. Cazzo, che male! Signora, i miei ossequi e arrivederci. Voi venite via, tanto oggi di mance qui non se ne beccano più.